Dallo scorcio della splendida cittadina di Offida riprende la collaborazione fra Radio Domani e Teramodilettanti.it. Anche quest'anno riprenderemo le più belle partite della stagione calcistica 2013-2014. Iniziamo da Offida, oggi in campo Offida Calcio e Castignano, un derby molto sentito, tantissima gente accorsa a vedere la partita per il campionato di prima categoria girone D, la terza giornata. Nel primo tempo le due squadre si studiano, la prima occasione al 22esimo, un tiro da fuori di Massimo Straccia per l'Offida, poi dall'altra parte c'è un traversone in mezzo di Tirabassi, raccoglie dall'altra parte Vittorio Alesi, mette in mezzo un pallone, c'è Van Nicola che chiede un calcio di rigore, ma secondo noi l'arbitro vede bene. Alla mezz'ora sblocca il risultato l'Offida con un tracciante dai 28 metri di Ibrahim Lassani, calcio di punizione deviato dalla barriera e palla che si insacca imparabilmente alle spalle di Mattia Scani, esplode il pubblico di casa. Offida 1, Castignano 0. Finisce qui un primo tempo avaro di emozioni, comunque che vede l'Offida in vantaggio. Nella ripresa la gara si sblocca un po' e vedremo più occasioni da gol. Inizia forte l'Offida che vuole il raddoppio, qui Castorani chiude un bellissimo scambio con Pasquali, ma poi è stanco e conclude al lato. Ottima incursione di Massimo Straccia, vede libero al centro Pasquali, difesa del Castignano che ribatte proprio quasi sulla linea di porta. Punizione dal limite, insidiosissima per il Castignano, batte Van Nicola, si immola sulla traiettoria Alessandro Fiorino. Nel finale prova il raddoppio, lo sfida qui Alessio Spina, da 18 metri, il suo sinistro finisce al lato. Il raddoppio che arriva qualche minuto più tardi con un bellissimo colpo di testa di Castorani, bomber Mattia Castorani, che anticipa con un bellissimo stacco il portiere Berardini del Castignano e gonfia la rete. Pubblico di casa può gioire e adesso il cammino verso i tre punti è sempre più in discesa. Rivediamo la bellissima giocata aerea di Castorani. Nel finale prova a accorciare le distanze il Castignano, occasione più pericolosa nei minuti di recupero, capita sui piedi del neo entrato numero 13 Cristiano Cataldi, ma il suo tiro è alto. Dopo 3 minuti di recupero il bravissimo giovane arbitro fischia la fine dell'incontro, 3 punti se li aggiudica l'Offida che vola a 7 lunghezze. Ora andiamo a sentire le opinioni dei protagonisti della gara. Massimo Carfagna, capitano difensore dell'Offida, oggi vittorioso nel derbissimo con il Castignano, partita abbiamo visto molto sentita, c'era una bellissima cornice di pubblico oggi qua allo stadio. Massimo, non so tu come l'hai vista, noi abbiamo visto un buon Offida che ha concesso pochissimo all'avversario, la vittoria ci è apparsa meritata. Sì, diciamo che erano i 3 punti da stare meritati, siamo fortunati a passare in vantaggio con una condizione di fortuna, però diciamo la squadra giocato abbastanza bene, abbiamo concesso come tu hai detto poco dall'avversario e quindi prendiamoci questi 3 punti che sembra comodo. Sì, 3 punti che alla terza giornata è ancora presto per fare i bilanci, ma avete 7 punti, siete lì tra le prime della classifica, che piani vi siete fatti per questa stagione, che prospettive avete, quali sono i vostri programmi? Abbiamo fatto 7 punti che ci verranno bene nel futuro perché il nostro obiettivo è una salvezza, speriamo il più tranquillo possibile, diciamo che ci verranno utili alla fine questi 7 punti. Se giocate come oggi penso non avrete problemi, però è giusto, l'umiltà nelle prime giornate è una dote che non hanno molti e che ogni calciatore dovrebbe avere. Complimenti Massimo e in bocca al lupo per la stagione. Ci siamo con Tiziano Giudici, allenatore dell'Offida, padrone di casa, oggi vittorioso per 2-0 sul Castignano, una partita che i ragazzi sentivano in maniera particolare, è stata una partita anche molto tattica, lei sicuramente ci ha messo del suo mister perché abbiamo visto una squadra che non abbiamo, io e il mio collaboratore abbiamo provato a puntare qualcosa ma non siamo riusciti a puntare nulla perché avete fatto 90 minuti senza sbagliare, sbagliando poco o niente, avete concesso quasi nulla all'avversario, la vittoria è meritata. Sì, beh, questo è vero, devo fare i complimenti ai ragazzi perché li stanno impegnando molto, abbiamo una squadra giovane,
poi dopo c'è Mimmo che fa da chioccia, un giocatore importantissimo, ma noi puntiamo a valorizzare i giovani e fare un buon campionato. Adesso abbiamo 7 punti, ne mancano 29-30, speriamo di farli prima possibile per farsi per stare tranquilli, no? Un bel ambiente, una bella società, cioè, ci stiamo divertendo, dai, speriamo di proseguire, anche se non è facile perché abbiamo sotto l'aspetto dell'organico, sia in attacco che in difesa, qualche carenza, però la società purtroppo dobbiamo tenere i piedi bassi, quindi questo possiamo fare. Sì, oggi c'era tanta gente a vedere la partita, quindi segno che comunque questa squadra sta creando un entusiasmo, anche l'inizio di stagione è stato molto positivo. Oggi noi segnaliamo, a parte la difesa che si sta comportando benissimo, in mezzo al campo abbiamo dato come premio migliore giocatore a Straccio, non so se lei mister è d'accordo con noi, perché il centrocampo è stato fondamentale oggi. Sì, Massimo ha fatto una grande partita perché nel primo tempo dove eravamo un po' molli, loro è stato bravissimo, ha sorretto il centrocampo. Ripeto, l'entusiasmo lo danno anche a me perché io sono qui con gli stimoli di fare il settore giovanile e impostare loro sui giovani, invece questi ti stanno dando entusiasmo, sono ragazzi che al di là dei risultati si impegnano molto e poi mettono pure in campo. Quindi per quanto riguarda le persone, noi col voglio loro sono riusciti a fare qualcosa di grande, noi speriamo di fare nel nostro piccolo qualcosa di positivo per Offida che sono meglio. Grazie mister, quindi salvezza prima possibile e poi sognare è lecito. Sì, vabbè, ma qui sono squadre come il Padranzone che è di un altro livello, dai. Qua c'è Atletico Azzurro Colli, Ciabino, New Generation, quindi sì. Cioè, noi dobbiamo fare il nostro obiettivo prima possibile, poi dopo se stiamo lì diventiamo pericolosi, quindi auguro agli altri che lo fide non sia lì nelle ultime giornate perché dopo è pericoloso. Con questa ultima chicca del mister salutiamo, lo ringraziamo, tanti complimenti mister. Grazie, un saluto a voi tutti, ricordo con piacere la domanda, quindi un saluto e piacere. Ringraziamo il mister Oliviero Di Lorenzo del Castignano. Oggi è arrivata una sconfitta mister, comunque il campionato finora vi ha dato 4 punti, finora non avevate ancora perso, oggi è arrivata la sconfitta qui a Offida, forse meritata, la sua squadra poteva fare qualcosa di più oggi. Sì, c'è una partita abbastanza equilibrata, si è sbloccata su un episodio, una punizione deviata e lì poi magari gli equilibri cambiano. Due squadre diciamo che ben messe in campo con buone individualità, ovviamente c'è da crescere, c'è da lavorare, tutte e due le squadre molto giovani, quindi diciamo soddisfatti in parte comunque per l'andamento della gara, se non prendevamo quel gol lì probabilmente magari la gara potrebbe ancora mancare. Sì, in effetti è stata una partita comunque tatticamente molto accorta da ambedue le formazioni, gli episodi come ha detto lei a volte indirizzano la gara. La domanda volevo fare è se siete stati un po' poco incisivi voi oppure se è stata questa grande compattezza dell'Offida che non vi ha permesso di trovare il varco per andare a far male a loro. Beh, decisamente ho tirato un buon reparto difensivo, un portiere italiano che ha subito molto sicuro sulle uscite, la coppia centrale discussa in difficoltà, non mancava Scarpantoni che è il nostro centravanti diciamo titolare che oggi aveva un matrimonio fino a venuto, significa nulla, nel senso che era un elemento così che poteva starci e la partita finiva allo stesso modo. Diciamo che naturalmente il fatto che l'Offida ha una buona difesa ci ha penalizzato un pochettino, noi abbiamo tutti ragazzini piccolini anche fisicamente, diciamo la forza dell'Offida è stata quella dall'aspetto fisico, diciamo è riuscita a tenere benissimo perché effettivamente neanche noi abbiamo fatto grandi occasioni. Quindi la partita con poche occasioni da gol, con l'episodio poteva sboccare in partita. Sì, ultima domanda, mister, gli obiettivi per questa stagione? Fare più punti possibile, cercare di. Non so. Il Castignano è una realtà particolare, abbiamo fatto sempre la seconda categoria, quindi quest'anno è un anno abbastanza nuovo. Sì, con ambizioni di salvezza tranquilla. Le prime due partite sono andate abbastanza bene, con un buon gioco. Ci manca qualcosina, nella rosa è abbastanza ampia, però comunque abbiamo delle grandi migliorità, tutti i ragazzi del posto e 4-5 di fuori, abbiamo preso, per dirti una cosa, 4 giocatori, 2-91, 92 e 1-93, quindi diciamo questo ti fa
capire un pochettino tutto quello che era il Castignano. Squadra giovane, cerchiamo di fare il meglio, notare il campionato, cercando di fare più punti possibili per la nostra squadra. Grazie mister, in bocca al lupo per il campionato. Sì, siamo con il commissario dell'Offida Calcio Giovanni Stracci, oggi grandissima vittoria ma soprattutto grandissima cornice di pubblico, ottima risposta, è una partita contro la vicinissima squadra del Castignano, quindi comunque la partita l'ha sentita, la giornata è stata bella, per cui una bellissima giornata di sport prima che di calcio. Sì, è stata una bellissima giornata con tante persone che tornano allo stadio e ci fa piacere con i nostri amici di Castignano. Il risultato che ha visto l'Offida vincere 2-0, ma sicuramente ha vinto la sportività, ha vinto l'amicizia, il vero senso di come va interpretata una partita di calcio tra due città vicine che si rispettano, che collaborano, poi quando c'è in campo, come avete visto, se ne danno di santa ragione sportivamente parlando, quindi questo è il modo di interpretare il calcio e credo che questa sia la strada da intraprendere con tanti giovani in campo, avete visto insomma che erano, c'erano 9 undicesimi di Offida e un settore giovanile guidato splendidamente dal mister Tiziano Giudici, che non ha bisogno di presentazioni, con il mister in campo insomma è stata una bellissima cosa e poi c'erano tanti amici dall'altra parte, giocavamo contro delle persone che sono cresciute, che io ho portato qui da bambini e saluto le loro famiglie, sono proprio orgoglioso di vedere la squadra avversaria dei ragazzi che sono cresciuti con qui ad Offida e sono molto contento di questo. Derby della stessa città, diciamo, sembrava sì, quasi. Sì, abbiamo notato anche noi, comunque quasi ogni intervento anche deciso in campo non provocava mai scintille sugli spazi, perché comunque gli animi erano abbastanza molto, molto rilassati e molto all'insegna dei valori dello sport. Per venire un po' più diciamo tecnicamente, la gara ha visto la vostra squadra leggermente superiore, perché comunque avete tenuto in mano la partita, avete sbloccato, anche se il primo gol è stato un po' su una deviazione della barriera, però poi avete condotto in discesa la gara e avete meritato i 3 punti. Sì, è il nostro modo un po' così di interpretare la gara e il campionato, cioè volando basso, sappiamo che dobbiamo lavorare molto sui giovani, vengono da una situazione difficile, per cui interpretare questo campionato non sarà facile, sappiamo di giocare contro adesso un promosso eccetera, però sappiamo insomma che dobbiamo lottare molto, ci sono delle squadre molto ben attrezzate, quindi sicuramente si dovrà lavorare solo per raggiungere i risultati. In campo si è vista una squadra quadrata, messa bene in campo, si è vista la mano di Tiziano Giudici, abbiamo visto un gioco di prima, serietà e il portatore di palo, magari più disciplinari, intanto iniziano a giocare a calcio. Il mister ci ha detto, prima domanda, il mister ci ha detto più punti prima possibile per assicurare la salvezza, poi quello che verrà è un di più. Certo, questa è una settimana decisiva anche per quello che riguarda la società, la dirigenza e tutta l'impostazione dell'Offida e quindi sicuramente stiamo lottando e lavorando sodo insieme per trovare il senso. Sicuramente il campionato che ci aspetta è molto duro, sappiamo che poi il campionato di inverno sarà duro. Grazie e complimenti. Grazie.